Buongiorno, buongiorno a tutti, eccoci qui in diretta, sono le 7, Sky TG24 Mattina si occupa oggi anche di quanto sta accadendo in Ungheria, 4 i morti per i fanghi chimici e ora si teme per il Danubio, un disastro ecologico davvero senza precedenti. Ci occupiamo anche del maltempo che adesso interessa, parliamo naturalmente del nostro paese, interessa il sud, un deciso miglioramento comunque è previsto già nelle prossime ore, ne parliamo qui in diretta con il meteorologo di Sky Meteo 24. Siamo adesso con la nostra Stefania Pinna, partiamo dalla politica italiana. Stefania, buongiorno a te. Buongiorno e buongiorno a tutti. Dunque tra poche ore in programma il... Ci occupiamo subito di politica come ogni mattina a quest'ora, il punto politico Olivia Michilli, buongiorno, collegata dalla nostra redazione politica. Allora ci occupiamo naturalmente del nuovo soggetto politico, futuro e libertà, ma soprattutto del fatto che ormai davvero le urne sembrano solo questione di tempo, tanto oggi ci sarà un vertice, come sappiamo, un vertice di maggioranza con il Popolo e Libertà, alcuni esponenti della Lega e di Futuro e Libertà. Sì Federica, anche... Andiamo avanti con i titoli, vediamo che cosa stiamo seguendo. La politica oggi, in questo mercoledì, Michele Seghizzi, sei collegato con noi da Milano, buongiorno. Buongiorno Federica, borse sui massimi. Andate a Milano per vedere appunto le anticipazioni sulle borse europee. Adesso invece l'appuntamento è con i quotidiani, quelli che trovate in edicola, oggi mercoledì, andiamo a vedere. E allora anche per il settimanale, ma noi facciamo un passo indietro, parlavi di sport, allora è pronto il nostro Valerio Riglietti. Valerio, non parliamo del Manchester City, tra poco ti occupi anche di doping, ma la nazionale, la nostra nazionale continua dalle... Poi vedremo anche più tardi, anche domani nel fine settimana, sì, ci sì, si avvicina bene, infatti. Va bene Lorenzo, poi torneremo anche soprattutto sulle zone più critiche, lo faremo più tardi anche con i nostri inviati. Io vi ricordo che torniamo alle 7.30, ancora quindi già alle urne, e oggi c'è un vertice importante con il PDL e la Lega. Torneremo appunto sulla storia di Prato, il maltempo che uccide 3 donne cinesi nel sottopasso e il sindaco ha negato il lutto cittadino e polemiche, poi conteremo i danni anche del maltempo in Liguria. In Calabria una fiaccolata di solidarietà, notizia importante contro le minacce delle cosche, ancora novità da nostro corrispondente. Ci vediamo qui alle 7.30, puntualissimi, a tra poco.